Il paradiso delle signore, spoiler dal 9 al 10 febbraio, non va alla cena col Tancredi. Il paradiso delle signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1. Ma anche in streaming su Rai Play. Le anticipazioni della Fiction Daily firmata da Gianandrea Pecorelli. In merito agli episodi di giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, riportano che Gloria, Lara Kumar, convincerà Ezio, Massimo Poggio, a non farsi un nemico potente come il commendatore Umberto, Roberto Farnesi. Armando indagherà sul passato di Francesco, Cristian e Roberto, nel frattempo Marcello, Pietro Masotti, dovrà sostenere un periodo di prova al circolo prima di essere ammesso in pianta stabile come socio. Il figlio di Palma, Valentina Tomada, infine, comincerà la sua avventura lavorativa nella sartoria del paradiso. Mentre Flora, Lucrezia Massari, vorrà capire se il fidanzato le stia nascondendo qualcosa. Gli spoiler del Paradiso delle Signore 7, riguardo le puntate che saranno trasmesse giovedì 9 e venerdì 10 febbraio. Anticipano che Marcello racconterà a Salvo, Emanuel Caserio, che il suo discorso al circolo è stato apprezzato grazie alla sua spontanea genuinità. Ezio invece verrà messo in guardia da Gloria, lo esorterà a evitare di farsi un nemico potente come il padre di Marta, Gloria Radulescu. Armando riuscirà a mettersi in contatto col sarto che è stato mentore di Francesco tempo addietro. Il capo magazziniere, scavando nel passato del giovane Rizzo, scoprirà qualche dettaglio supplementare sui suoi trascorsi. Barbieri sarà chiamato a sostenere un periodo di prova al circolo prima di divenire effettivamente un socio. Vittorio, Alessandro Tersigni, dopo aver lasciato il ruolo da pubblicitario, tornerà sui propri passi grazie all'aiuto che riceverà da Matilde, Chiara Baschetti. Peccato che Frigerio darà buca per dimenticanza al marito Tancredi, Flavio Parenti, mentre aiuterà Conti. Le trame della soap opera di Rai 1, in merito agli episodi di giovedì 9 e venerdì 10 febbraio. Svelano che la dimenticanza della sera di Matilde farà sì che si verrà a creare una forte tensione tra i coniugi di Sant'Erasmo. Seguendo il saggio consiglio della coniuge, Ezio deporrà le armi con Umberto e al contempo proporrà un accordo al commendatore. Comincerà, invece, il percorso professionale di Francesco nella sartoria del grande magazzino Meneghino. Tancredi chiederà a Guarnieri Senior di aiutarlo a tenere distanti Frigerio e Conti. Flora percepirà che Umberto le sta tenendo nascosto qualcosa e vorrà vederci più chiaro.